Passo la parola alla professoressa Costantino, coordinatrice scientifica della nostra manifestazione della 14ª edizione Giustino Fortunato, che coordinerà questa prima parte della mattinata. Esprimo adesso nuovamente il ringraziamento a Michela Costantino, lucana d'origine, e questo è doveroso dirlo. Grazie. Grazie. E io ringrazio, e non è il gioco dei ringraziamenti, ringrazio Antonella Ruggeri, con cui è veramente un piacere collaborare per questa e per altre iniziative. E la ringrazio ancora per tutte le parole che mi ha dedicato ieri, però basta, sei troppo generosa. E ora procediamo appunto con i lavori. Ieri, nell'introdurre la giornata, naturalmente dopo aver dato il benvenuto a tutti, e lo do anche oggi anche a voi, con un ringraziamento a tutti i relatori intervenuti nelle precedenti giornate e in quelli che interverranno oggi, mi sono fermata sul concetto di patrimonio culturale, perché abbiamo individuato che la specificità del certame Giustino Fortunato non è soltanto l'omaggio a questo grande padre e al grande meridionalista Giustino Fortunato, ma è anche un progetto di educazione al patrimonio culturale, di educazione proprio all'eredità culturale che lega fortemente il mondo del presente al passato, proprio perché riceviamo questa eredità importantissima dei nostri padri, ma lega indissolubilmente anche il presente al futuro, nel momento in cui, ricevendo questa eredità, dobbiamo tutelarla, custodirla, valorizzarla e trasmetterla alle generazioni future. Pertanto, scusate, si tratta anche attraverso questo progetto di formare le nuove generazioni proprio a un rapporto autonomo e consapevole con l'universo del patrimonio culturale, con i beni ambientali e culturali, quindi potenziando anche al massimo le loro capacità immaginative, creative, espressive, e lo abbiamo visto perché in questa scuola, con i tanti percorsi interdisciplinari che sono stati realizzati, i ragazzi hanno utilizzato veramente un'ampia varietà di linguaggi e di forme espressive. Comunque, quello che voglio dire anche, per chiudere subito, è che tali finalità, quindi vedete il progetto Certamen, che è un progetto, ripeto, non mi stancherò di sottolinearlo, sul patrimonio culturale ma anche di educazione alla cittadinanza attiva, dunque con tutte le finalità formative che prima ho rapidamente sintetizzato, ecco, coniugate quindi alla prospettiva anche di valorizzare le specificità del territorio, hanno connotato appunto il progetto. Ed ora, prima di dare la parola alla dottoressa Infante, che è un dirigente appunto dell'ufficio scolastico provinciale della Basilicata, proietteremo come momento veramente augurale anche di questa giornata il corto Tutti sullo stesso treno, a cura di Andrea Lucisano, che è stato realizzato, è importante sottolinearlo, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, con due classi, la quinta A, mi si dice, e la quarta G, di scienze umane e di questo liceo scientifico. Scusate se per qualche refuso, la quarta, sono due quarte che lo hanno realizzato, chiedo scusa appunto. E ora diamo avvio appunto al corto. Grazie a tutti, buon lavoro per questa sessione che tutti aspettiamo così intensamente. Come è andata oggi la giornata? Oggi è andata malissimo. Mamma, addirittura papà, ho litigato con dei miei amici di ufficio. Oh, mamma, papà.
Aspetta un attimo, e che è successo? Ho già detto che non voglio sentire niente perché è stata una giornata brutta. Ascoltate mai. Cos'è che borbotti? Sta parlando tuo padre. E beh, tanto voi non mi sentite mai a me. Ma già stai qui, eh? È vero, è vero. Sai che c'è? Tu di chi stesso? Dico schietto e schietto. Sono qui. Sulla coscienza. Ricordatevi le pillole, mi raccomando. Ma a voi non vi fa strano tutto questo? Abbastanza. Già. Voi siete davvero sicuri? Io sì. Sì. Ma quello non è Andrea? Ciao. Davide. Ambra. Giulia. Andrea.
fondo con le dita. Ambra. A un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, una via d'uscita c'è. Quando sentirai chi afferra le tue dita, la riconoscerai, la forza della vita che ti trascinerà. Molto interessante, molto significativo, importante, veramente complimenti a chi ha realizzato questo corto, ma non solo per il contenuto. Mi permetto di dire, con le modeste conoscenze che ho di linguaggio cinematografico, che è un corto, e apro una parentesi, la FIAF non vuole più usare questa terminologia, corto, mediometraggio, lungometraggio, parliamo di film, punto e basta, di qualsiasi lunghezza essi siano. Complimenti per il film dal punto di vista linguistico, dal punto di vista della sceneggiatura, del montaggio, non solo, anche dell'interpretazione dei ragazzi. Non posso dilungarmi perché mi piacerebbe parlare a lungo. Complimenti, mi piacerebbe averne una copia se è possibile. Bravi, 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 bravo anche il professor Lucisano, che è veramente davvero un grande, è un piccolo capolavoro, complimenti. Ed ora continuiamo col nostro lavoro, tra l'altro pieno con anche parecchie citazioni filmiche, parecchie citazioni cinematografiche. Quell'orsacchiotto in mano, vabbè, lasciamo andare. Allora, diamo la parola alla dottoressa Deborah Infante, che ci porta i saluti appunto dell'ufficio scolastico regionale della Basilicata, e che è importante che sia qui perché le istituzioni ci aiutano, ci affiancano e ci incoraggiano nel nostro lavoro. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, prima di tutto complimenti ai ragazzi per il film realizzato che abbiamo appena visto. Innanzitutto ringrazio anche la dirigente Antonella Ruggeri per il gentile invito ad essere qui e saluto tutti voi qui presenti, gli studenti, i docenti, l'ispettrice Piperno del MIUR, i relatori, il presidente del Consiglio regionale e tutti coloro che sono qui oggi per questa importante giornata. Vorrei fare i complimenti sicuramente ai ragazzi che vinceranno oggi il certamen di Giustino Fortunato, ma anche a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa manifestazione, perché comunque rappresentano il fiore all'occhiello, l'eccellenza delle scuole, quindi delle istituzioni scolastiche da cui provengono. Quindi veramente complimenti a tutti, ringrazio i docenti che li hanno accompagnati anche da città molto lontane e ovviamente i dirigenti scolastici che hanno consentito loro di essere qui oggi. Il tema appunto è quello del viaggio, un tema che può avere diverse interpretazioni e quindi anche dagli interventi che ci sono stati nei giorni scorsi, quindi anche un'occasione di aggiornamento formativa per i docenti che hanno partecipato, ho visto che il viaggio insomma ha avuto diverse interpretazioni e sicuramente il viaggio, qui ben rappresentato dal treno,
può essere inteso, e questo lo dico soprattutto ai ragazzi, sia come un viaggio di andata ma anche di ritorno, quindi un treno che si prende ma anche un treno che arriva. E devo dire, quindi, vedendo tanti ragazzi che provengono da diverse parti d'Italia qui presenti, che in questo caso il treno è arrivato qui in Basilicata, e non è arrivato soltanto oggi, ma fortunatamente in questi giorni abbiamo avuto diverse manifestazioni importantissime: il certamen Orazianum a Venosa, il Basilicata a tavola al Gasparini di Melfi, il Media Show a Melfi, quindi la zona del Vulture Melfese è molto attiva per quanto riguarda queste importanti manifestazioni nazionali e internazionali, quindi una Basilicata, una terra che accoglie chi con un viaggio arriva qui da noi. E spero, insomma, che abbiano trovato la disponibilità, l'accoglienza, il calore giusto ad essere qui presenti. Quindi, diciamo, un viaggio per voi che siete arrivati qui in Basilicata. Per quanto riguarda il viaggio all'interno della scuola, noi, come sapete tutti, soprattutto i docenti e i dirigenti scolastici, siamo alle prese con l'organizzazione dell'anno scolastico prossimo, e ci siamo resi conto ancora una volta quest'anno, come già l'anno scorso, che c'è un forte calo nel numero degli studenti. L'anno scorso meno 1500 alunni, anche quest'anno meno 1500 alunni in Basilicata, quindi in soli due anni abbiamo perso 3000 studenti mai nati, possiamo dire, ma mai nati qui in Basilicata, ma nati altrove da coppie lucane, quindi sono alunni lucani presenti in altro territorio. Ma il dato che ci deve far riflettere è che proprio ieri con l'ufficio scolastico abbiamo chiuso un interessante monitoraggio, e il dato che emerge è che durante il corrente anno scolastico, quindi 17-18, quello che sta appena terminando, abbiamo avuto 285 richieste di nulla osta per fuori regione. Significa che nel corso dell'anno scolastico 285 famiglie, possiamo dire, hanno lasciato la Basilicata e 285 alunni sono andati via. Quindi un viaggio, diciamo, verso altre regioni. Ma quanti ne abbiamo accolti di alunni? Ne abbiamo accolti 180 durante il corso dell'anno scolastico, quindi, diciamo, un dato che fa sì che ci sia un'emorragia di 100 alunni. 280 sono andati via, 180 sono arrivati, quindi anche in questo caso un viaggio di andata ma anche andata verso altri luoghi, ma anche di arrivo qui in Basilicata, di accoglienza di altri studenti. Abbiamo quindi un tasso di dispersione non tanto alto in Basilicata, e stiamo lavorando con diversi progetti proposti dal MIUR, ma anche attraverso i fondi della Regione Basilicata, per colmare, per cercare, insomma, di colmare questo gap, questa dispersione, l'abbandono, la mancata frequenza, il ritiro dalla scuola. Quindi diciamo che si sta cercando di recuperare in tutti i modi. Però è importante questo dato di perdita di alunni, e quindi vorrei dire ai ragazzi che sicuramente devono cogliere tutte le occasioni di viaggio possibili, però poi tornare nella nostra regione, quindi fare esperienza all'estero. So che anche questo istituto, come tanti istituti sicuramente da cui provengono i nostri studenti, organizzano mobilità anche europea con i vari Erasmus, con diversi progetti, ma servono queste esperienze anche fuori di lavoro a migliorare, a crescere, a condividere nuove esperienze. Però l'ideale sarebbe che poi voi ragazzi tornate qui in Basilicata per mettere a frutto il capitale che naturalmente acquisite all'estero o fuori dalla vostra regione, e metterlo a frutto nella nostra terra. E a questo proposito, ovviamente, faccio riferimento anche al fatto che noi, come ufficio scolastico regionale, in particolare i due uffici provinciali, legalizzano le firme del titolo di studio che voi conseguite alla maturità nel momento in cui volete andare all'estero. Quindi non c'è più, come prima, una fuga dei cervelli post lauream, quindi vi laureate in Italia e poi andate fuori a trovare lavoro, ma adesso invece c'è una mobilità, una fuga post diploma. Quindi nel mio ufficio tra giugno e settembre mi trovo a legalizzare decine e decine di firme
diciamo del diploma di esami di Stato, perché questi studenti decidono di frequentare l'università all'estero, quindi un viaggio che spero insomma sia anche un viaggio che poi consente di tornare e mettere a frutto quello che diciamo viviamo come esperienza di studio, di formazione all'estero. Quindi io spero veramente che la scuola, e quindi ci sono tanti docenti qui presenti, aiuti i nostri ragazzi a incuriosirli, a motivarli al viaggio, alla scoperta, però poi una scoperta che deve essere messa a frutto nel nostro territorio, che ha bisogno di voi ragazze. Lo dico poi ad ogni ragazzo per quanto riguarda il territorio ovviamente di provenienza. Quindi ringrazio veramente tutti, ripasso la parola alla nostra bravissima moderatrice e complimenti veramente a tutti, all'Istituto Fortunato di Rio Nero che organizza il certamen, a tutti i docenti che hanno lavorato, al personale ATA impegnato nella migliore organizzazione del certamen e in questi giorni ha lavorato tanto come i docenti, la nostra preside Ruggeri, e veramente auguri a tutti, soprattutto per questo ultimo sprint finale dell'anno scolastico. Grazie. Grazie dottoressa Infante. Effettivamente, ora il pubblico è molto più numeroso di ieri perché ci sono i ragazzi che ieri hanno eseguito il loro elaborato, il loro saggio. Indubbiamente quello che notavamo pure con la Direzione Generale Ordinamenti del MIUR, con l'ispettrice Piperno, è che è da anni tutto l'Istituto Giustino Fortunato, tutte le componenti della comunità, tutta la parabola appunto della comunità è coinvolta nella preparazione del certamen, ma guardate solo che scenografia veramente, e poi il manifesto bellissimo, e poi tutti i laboratori, tutti i percorsi, e non posso dire altro. Mi chiedo scusa perché molti ieri mi hanno chiesto di riproporre la sequenza del film Good Morning Babilonia dei fratelli Taviani, che abbiamo voluto proporre come omaggio alla scomparsa del maestro Vittorio Taviani. Oggi non è possibile riproporre questa sequenza perché il programma è molto fitto. E ora passo la parola al presidente del Consiglio regionale, il dottor Sant'Arsiero, che darà il suo contributo. Grazie. Grazie a voi, buongiorno. Grazie per l'invito e complimenti alla preside Ruggeri e a tutta la comunità scolastica per questa iniziativa giunta alla 14ª edizione destinata a rafforzare i percorsi formativi e didattici e favorire momenti di riflessione su tematiche di grande attualità, quella del viaggio in questa edizione. Consentitemi di portare il saluto al sindaco Luigi Di Toro, al suo vice sindaco Maria Pinto, sono testimone della loro sensibilità e azione nei riguardi delle problematiche della scuola della comunità di Rio Nero. Saluto anch'io la dottoressa Infante e la ispettrice del MUR. E poi un caro saluto a tutti voi ragazzi, voi rappresentate il futuro della nostra comunità. Senza di voi non c'è speranza di costruire percorsi di crescita e di sviluppo. È evidente che siamo fortemente interessati ai vostri percorsi di crescita culturale e siamo fortemente impegnati affinché la nostra terra possa essere per voi una terra attrattiva, una terra dove poter sviluppare i vostri percorsi professionali. Voi trattate oggi il tema del viaggio, un tema che avete recuperato da una splendida frase di Giustino Fortunato, una frase che Giustino Fortunato ebbe a dire, come avete sicuramente già sottolineato, in occasione della inaugurazione della stazione di Rio Nero. È inserita in un contesto che Giustino Fortunato conosceva bene, quello della carenza di infrastrutture, della mobilità nella nostra regione e più in generale nel Mezzogiorno. Giustino Fortunato coglieva bene questa carenza come un grave limite per i percorsi di crescita del nostro territorio. Una carenza che purtroppo, dobbiamo dire, rappresenta ancora uno dei problemi che abbiamo. Il divario nel nostro paese, nelle infrastrutture, della mobilità,
tra il nord e il nostro mezzogiorno è un divario ancora forte, un divario che esiste ed è un divario che penalizza. Abbiamo bisogno di maggiore attenzione e di maggiori politiche che vanno in quella direzione. Ma Giustino Fortunato, e voi lo cogliete lanciando questo tema, evidenziava non soltanto la interdipendenza tra infrastrutture della mobilità e pura crescita economica di un territorio. Giustino Fortunato coglieva un altro aspetto molto importante di questa interdipendenza, la interdipendenza tra la mobilità e l'apertura mentale, perché la mobilità consente fondamentalmente, un po' lo evidenziava anche la dottoressa Invante, la conoscenza dell'altro e quindi favorisce lo scambio culturale tra cittadini, favorisce la comunicazione. La mobilità rappresenta fondamentalmente libertà e conoscenza. È una adeguata rete di infrastrutture nel settore della mobilità consente agli uomini di essere cittadini del mondo e non già immigranti, lo diciamo in una terra che ha vissuto il dramma dell'emigrazione e dell'impoverimento che l'emigrazione determina. La mobilità attraverso adeguate infrastrutture rimpicciolisce il mondo, consente a luoghi diversi di avvicinarsi e consente ad esprimere un concetto dove l'andare non deve significare andarsene per sempre, annullarsi in altre realtà, in altri mondi, deve rappresentare invece semplicemente un mettersi in comunicazione con gli altri per scambio di relazioni, per rendere le comunità più coesi, più forti, più eque, più solidali. E in tal senso la mobilità rappresenta l'elemento indispensabile oggi nell'era del globale per poter cogliere tutti i vantaggi di un mondo dove attraverso il web è possibile vivere la realtà di tutti senza perdere l'identità locale. Consentitemi anche di sottolineare la qualità, il messaggio fortissimo che ci avete dato attraverso questo video su temi di grande attualità su cui anche noi istituzioni non possiamo non essere attenti, il tema della violenza nei riguardi della donna, il tema del bullismo, il tema del cyberbullismo. Un filmato fatto proprio bene, complimenti. Se ci date la possibilità di poterlo ricevere in consiglio regionale, troveremo il modo di farlo diventare un messaggio da far veicolare nella nostra comunità regionale. Avete colto in maniera significativa e con messaggi molto forti aspetti che per sottolinearli molte volte necessitano di grandi dibattiti, di grandi convegni. Avete condensato in un film, come giustamente è stato sottolineato, non un cortometraggio, ma in un film che in poche battute, in pochi attimi lascia un messaggio molto forte a tutti. Auguri, complimenti, benvenuti ai ragazzi che sono venuti da fuori regione. Sicuramente a Rio Negro siete stati bene, conoscendo la cultura dell'accoglienza storica di questa straordinaria comunità, e ci auguriamo che per tutti questa esperienza sia stato un momento di crescita e di avvicinamento. Grazie. Grazie. Presidente Sant'Arsiero, grazie. Che la dottoressa Infante e il presidente Sant'Arsiero hanno veramente attraversato nei loro brevi interventi, per necessità appunto anche di tempo della giornata, i punti nodali, no? Che caratterizzano in questo momento l'orizzonte scolastico.